Sta per terminare il mandato dell'amministratore unico della SACA Domenico Petrella, che presenterà le dimissioni nell'assemblea del prossimo 24 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo 2015. L'annuncio è stato dato questa mattina nella conferenza stampa convocata per illustrare le linee generali del consuntivo. Petrella lascerà l'incarico dopo aver guidato per 6 anni la società che gestisce il servizio idrico nel centro Abruzzo. Insediatosi nel marzo 2010 come presidente, l'incarico gli fu rinnovato nel novembre 2013 come amministratore unico in seguito alla cessazione del consiglio di amministrazione. Sono soddisfatto rispetto ai risultati economici e anche di avere in qualche modo riconfermato la presenza di questa società, che è una delle più importanti anche del territorio, in termini di efficienza e di efficacia dei servizi. Mi auguro poi che tutti i cittadini e gli utenti abbiano anche colto il segno di miglioramento che c'è stato in questi anni. Sarà compito dell'Assemblea dei Soci indicare il nuovo amministratore della SACA dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2015, che si presenta con un attivo di 254.400 euro. Quindi tendenzialmente in crescita anche rispetto agli anni precedenti, con un disagio soprattutto rispetto alla difficoltà che manteniamo ancora della gestione dei flussi di cassa, perché abbiamo delle morosità elevatissime che, come dire, limitano anche la nostra capacità giornaliera anche di operare e anche la capacità di fare degli investimenti propri della SACA. Quello che preoccupa è proprio il dato sulle morosità, che dal 2007 ad oggi sono arrivate a 2.300.000 euro, con una crescita esponenziale negli ultimi 2 anni. Per far fronte a questa situazione sono aumentate le squadre di recupero crediti e, se sarà necessario, con l'utente che non si farà trovare nel proprio domicilio, si procederà anche tramite interventi esterni, scavando lungo le strade ed interrompendo la fornitura. Salvo quelle imposte per legge, la fornitura minima di sopravvivenza. I dati gestionali del bilancio consuntivo presentano una riduzione dei costi energetici di 150.000 euro e dei costi degli scavi e ripristini di oltre 70.000 euro ed una riduzione del fondo svalutazione e del fondo rischi, con uno stralcio dei crediti inesigibili per circa 100.000 euro. Vanno avanti infine i lavori sui FAS con il nuovo depuratore di Canzano, che sarà consegnato alla metà di luglio. Abbiamo fatto già la consegna dei cantieri, in tutte le altre situazioni ritarderà di 15 giorni Pesco Costanzo, che ha richiesto una procedura di autorizzazione anche attraverso la cosiddetta via che ci porterà via un 15 giorni, un mese in più. Quindi contiamo già di avere la consegna di 2 dei nuovi depuratori entro la fine dell'anno e degli altri 2 intorno a marzo-aprile dell'anno prossimo.